Vittorio Baldino, Movimento 5 Stelle, c'è il tema del karaoke. Diceva giustamente Alessandro Di Battista, guardate che quelli sono i compleanni, uno fa il compleanno. Poi diceva e ci spiegava anche Rampelli, cioè se poi quelle immagini escono il problema è che siano uscite più che quello. Però ha dato un colpo nell'immaginario probabilmente. Le faccio vedere, abbiamo ricostruito due aspetti. Uno, la canzone chiaramente sfortunata, che esca proprio quella canzone cantata a quelle persone che neanche 24 ore prima erano in quel caos del Consiglio dei Ministri. Ma anche la composizione, no? E se è stato scritto, è stato detto, un'immagine un po' anni 80, tutti potenti alla festa del potente. Guardiamo il karaoke. L'immaginario è fluido, no, onorevole? Si passa da underdog a casta per un filmatino, magari. No, ma guardi, qui non è una questione di casta, qui nessuno condanna un karaoke a una festa di compleanno. Qui il tema è un contegno anche, no? Che un governo deve avere in un momento così delicato, dopo meno di 24 ore da quel Consiglio dei Ministri, che più che un Consiglio dei Ministri sembrava un'assemblea di condominio di borgata, con tutto il rispetto per la borgata e per l'assemblea di condominio. Credo che ci siano persone ancora più preparate di loro. Si sono presentate con un CDM spot, con un decreto spot, in un momento delicatissimo. Non si sono neanche degnati di andare a rendere omaggio ai familiari delle vittime. Ma guardi, se non lo voleva fare per il popolo afghano, per il popolo siriano, per il popolo pakistano che piangeva quelle vittime, poteva farlo per il suo popolo, per il popolo crotonese, che invece ha avuto l'umanità di andare a piangere quelle bare che non erano piante da nessuno. E siccome questa tragedia ha dimostrato tutta l'inconsistenza politica di questo governo, di questo partito, su un tema di bandiera, che è quello dell'immigrazione, allora adesso che cosa fanno? Hanno provato a prendersela coi governi di turno? Non possono prendersela coi governi di turno perché adesso governano loro. Hanno provato a prendersela con le ONG? In questo caso non c'entrano le ONG. Hanno provato a prendersela con gli stessi migranti che sono morti perché non dovevano partire? Allora a questo punto, siccome non sapevano più con chi prendersela, se la sono presa adesso coi russi, con la divisione Wagner, ma mai assumersi le proprie responsabilità. Allora, questo ora dovremmo sentire Davide Desario e Dario La Russa, ma chiedevo l'intervento Mauro Mazza, spero spot, prego. Sì, spot significa che è vietato ridere. C'è un programma che si chiama LOL, chi ride è fuori. Allora, sarebbero stati eliminati prima Giuseppe Conte e la Schlei, che sono abbracciati sorridendo a Firenze, per esempio. O all'assemblea del PD, dove tutti ridevano domenica scorsa che c'era finalmente una segretaria. Ma cosa c'entra Firenze? Qui stiamo parlando no, parlavo della risata, di parlo del clima. Teatro di una tragedia che è diventato teatro dell'assurdo con quel consiglio. La strage, non sapeva ridevano. Nulla la presidenza. Allora, calmi. No, scusa Giovanni, nulla. Fammi dire. Il Magni è costretto a dimettersi oggi, non citava Mussolini, faceva catenacce, quello di alto gradimento che diceva quando c'era lui, caro lei, e quella roba lì è il cretino che a volte prevale. Allora. Scusi, però. Stiamo parlando di uno scemo del villaggio, stiamo parlando del presidente di una società che doveva gestire un software di 50 miliardi di euro dei fondi del PNRR. Abbiamo quel cartello con le tante gaffe fatte da questa classe dirigente. Devono rimanere più soldi in tasca ai contribuenti, perché se così non è non funziona, non è una riforma fiscale come si deve. Secondo, deve essere una riforma fiscale che semplifica. Quindi non abbiamo in questo momento ulteriori elementi. La semplificazione lo si vede, vediamo gli effetti sul gettito. Ma noi aspettiamo di capire se questa riforma annunciata, questa riforma il governo avrà il coraggio finalmente di prendersela non con i poveri, non con i pensionati, non con le famiglie che sono in difficoltà, ma con i grandi colossi del web, con chi fa extra profitti miliardari, con le transazioni finanziarie. Quindi il problema vero è dove le trovano le coperture per fare questa riforma fiscale. Non vorrei che i soldi escano da una parte. Aspettate.